Ciao amici di Wismag Italia, oggi andiamo a presentare un prodotto italiano, delle valigie in alluminio molto particolari di Cobalt Bike, azienda di Bologna, che grazie anche all'esperienza dei due titolari, Giampaolo e Ritta, sono in grado di soddisfare molte delle richieste, perché sono provati sul campo. Innanzitutto una premessa, questo è uno di quattro servizi, perché presenteremo altri due soluzioni per viaggiare sempre per borse in alluminio e poi faremo una comparativa finale. Quindi seguiteci sul canale e adesso sigla! Parliamo delle valigie Sporting, perché Cobalt Bike produce quattro linee di valigie: le Cobo, le Desert, le Touring e le Sporting, mentre le altre tre sono sostanzialmente valigie da telaio. Le Sporting sono bivalenti, possono essere montate sia sul telaio, ma possono essere anche montate, nel caso la moto sia prevista di attacchi specifici, su quelli che sono gli attacchi. Come vedete, in questo caso stiamo utilizzando gli attacchi originali della casa per queste valigie. È una cosa molto importante, perché molte persone non amano i telai a vista quando tolgono le valigie e quindi non apprezzano l'utilizzo di questo tipo di valigie. Io adesso non vado a fare differenze tra valigie morbide, valigie rigide e quant'altro. Io sto solo parlando del prodotto, per chi vuole comprare un prodotto, non solo questo, ma di Cobalt Bike, perché gli aspetti da trattare sono molteplici. Allora, primo fra tutti, il prodotto, ho detto, è italiano, made in Italy, fatto da gente esperta che ha qualità nella produzione artigianale di queste valigie. Il gruppo Cobalt Bike quindi ha anche tutto una assistenza al cliente per le esigenze, e possiamo vedere che fanno stampe a sublimazione, decorazioni delle valigie, anche colorazioni. Questo è molto standard, abbiamo preso proprio un prodotto standard che potete ordinare dal loro sito, che vi lascio l'indirizzo, dove potrete vedere innanzitutto i prezzi e anche scegliervi il kit estetico della valigia, per cui andiamo dalle colorazioni del fondo, se volete i parabordi, i paraspigoli, l'adesivo, i ganci e via dicendo. Tantissima personalizzazione. Il kit standard prevede che, oltre alle due valigie, vi vengano date, all'interno di una delle due valigie ci sarà la retina elastica per fissare eventuali in sospensione eventuali oggetti. In più, questa, e in particolar modo ve la faccio vedere, è una valigia che prevede lo scasso, per cui chi ha il terminale non va a perdere, come in molti casi nelle valigie standard, questo litraggio, ma lo può sfruttare. Cobalt Bike vi permette di avere anche borse interne, paramotori e quant'altro. Hanno una discreta produzione anche di accessori, però oggi noi focalizziamo il discorso su quello che sono le valigie. Come potete vedere in questa valigia, questa parte estesa è sostanzialmente il meccanismo di aggancio agli attacchi originali e dipende dalla tipologia di moto. Cosa significa? Che innanzitutto avete un'assistenza da Cobalt Bike, questo ci tengo, perché non sempre viene detto, per cui in caso di valigie di questo tipo che hanno gli elementi rivettati, se vi si rovina un pezzo può essere smontato, sostituito solo questo pezzo. Se invece voi avete una valigia completamente intera, non sarà possibile fare questo, perché deve essere dissaldato, quindi è un lavoro molto più corposo e molto anche più costoso. Ciò non toglie che Cobalt Bike dà piena assistenza. Non solo, se io cambio la moto, passo da una moto a un altro tipo, dipende sempre dalla tipologia di moto, posso andare a cambiare questo meccanismo di aggancio se ovviamente è previsto, è già stato creato e se è compatibile con quello che è la valigia. In pratica, discorso molto breve, se io lo scarico adesso a destra, compro una moto con lo scarico a sinistra, è logico che non potrò riciclare perfettamente le due valigie, ma non escludo questo discorso. Ovviamente, parlando con Cobalt Bike, loro vi diranno se è fattibile un cambio e come, e soprattutto il costo. Nel caso io invece passo da
facciamo un conto, questa è la 2021, avevo la 2019, quindi magari cambiava qualcosina negli attacchi, molto probabilmente, quasi sicuramente, potevo solo cambiare questa parte e risfruttare quello che era le valigie. Ricordatevi che quando comprate delle valigie, la legge dice una cosa molto chiara, e ve la cito questa legge, vi faccio vedere la sovraimpressione, che l'ingombro massimo delle due valigie rispetto al centro della moto è 50 cm per lato. Se nel libretto il costruttore ha già omologato un uso di valigie che possono essere più grandi, in quel caso fate riferimento al libretto. Insieme alle valigie vi vengono date due chiavi, una tenetevela di scorta sempre. Una caratteristica di queste valigie è che il lucchetto, anche senza chiave, può essere lasciato aperto, per cui si può anche aprire la valigia senza dover ricorrere ogni volta alle chiavi. In alcuni casi invece i bauletti prevedono la chiusura obbligata della valigia. Un altro dettaglio che voglio dirvi delle valigie, i materiali di cui sono fatte. Nel caso della Sporting parliamo di 2 mm di alluminio sulla parte del corpo e 1,5 per la testa e per il fondo. Osservazione che io ho visto fin da subito è che sotto sono completamente lisce, quindi io andrò a mettere dei gommini giusto perché quando le vado ad appoggiare non le voglio più tanto rovinare. Attenzione però, questo è un caso estremo, ma comunque anche nella valigia quadrata normale, cioè rettangolare normale, come potete vedere non stanno su, perché questa parte di ingombro, che è molto pesante perché è fatta veramente per resistere, ahimè trascina la valigia dal lato, per cui non staranno dritte. Su quella c'è una buona possibilità quando è carica di tenerla dritta, su questa è quasi impossibile, per cui dovrete lavorare in diagonale. Ma come ho detto, io spesso e volentieri quando uso valigie di questo tipo tendo a lasciarle sulla moto, innanzitutto perché sono chiuse a chiave in piena sicurezza. Le posso aprire, tirare fuori la sacca che è all'interno dove ho messo tutte le mie cose, portarla via, chiudere e in conseguenza essere anche più agevole a portare avanti e indietro, perché una sacca di questo tipo impermeabile che si può abbinare alle valigie è nettamente più leggera anche di una valigia morbida che vi potreste portare appresso al posto di quella in alluminio. Per cui adesso riprendiamo il discorso, andiamo a fare la spiegazione del montaggio, dopodiché porteremo queste valigie in giro per vedere come funzionano, ma ne faremo di strada.
Bikers, eccoci qua, le abbiamo provate un bel po' queste Cobalt Bike e devo dire che la loro funzionalità ce l'hanno. Faccio degli appunti e durante questa ultima parte di video cerco di spiegare un pochettino anche per chi volesse scegliere pregi e difetti. Parliamo innanzitutto delle valigie in questione e vi faccio vedere configurate sul sito il costo. Parliamo di 1200 euro di listino. È un prodotto artigianale, di qualità e ovviamente il suo costo lo porta con sé. Sono le uniche valigie della loro gamma che sono predisposte per utilizzare gli attacchi che vanno a loro volta sugli attacchi originali delle valigie delle varie case, tipo KTM, BMW, Honda e Suzuki, cito alcune. Già loro hanno delle convenzioni che potete vedere sul sito. Le valigie non pesano poco, perché è vero che Cobalt Bike dice che una valigia pesa circa 3 kg. In dubbio, però a questo 3 kg dovete aggiungere l'adattatore della valigia al tipo di moto. Nel caso delle KTM, io le ho pesate ufficialmente con una bilancina, parliamo di circa 8,6 kg per la valigia. Considerate ad esempio, faccio il calcolo per KTM, KTM fa le valigie in plastica e sono circa 6 kg con un carico massimo di 10 kg. Quindi loro prevedono che la massa appesa agli attacchi originali è circa 16 kg. Se noi lavoriamo con queste, che siamo a 8,6 kg, fate anche 9 kg, vuol dire che voi avete un carico di circa 7 kg per arrivare a quei famosi 16 kg, che 7 kg ce ne stanno di roba. Se voi andrete a aumentare questo peso, vuol dire che nel caso di salti, botte e quant'altro, gli attacchi potrebbero anche rompersi perché non sono certificati per andare oltre a questo peso. Il vantaggio è molto semplice, io non ho il telaio e quindi esteticamente la moto è più bella. Nel caso di KTM dovete comprare gli attacchi originali che non vengono forniti di serie con la moto, però che costano circa 160 euro, però è da mettere anche questo in preventivo. Una volta staccate le valigie, ve le portate dove volete, non sono pesantissime, certo sono 8 kg di valigia, però il discorso è che avendo un attacco così grosso sopra la moto tendono a cadere, quindi dovete fare molta attenzione, tendono a cadere all'interno dove c'è la predisposizione. Comode, abbiamo un'apertura a slide molto facile, ve la faccio anche subito vedere se non vado fuori fuoco, quindi nel momento che io faccio così non devo aprire tutta la valigia, ma basterà alzarla leggermente e portarla via. Questo vi permette, adesso l'appoggio, vi permette se avete un grosso carico sopra, tipo un tubolare e quant'altro, di non doverlo tirare via per poi rimontarlo. Questa è una cosa molto utile. Configurabile con i parabordi, i colori che volete, diverse grafiche. Queste sono grafiche standard, poi se volete potete anche mettere su delle decalcomanie, addirittura Giampaolo vi potrebbe arrivare a far fare anche la sublimazione, che costa uno sproposito, ma per i più ricchi e i più vogliosi è possibile. Cobalt Bike produce anche i bauletti, che noi non abbiamo in questa prova perché sono bauletti tradizionali con la loro placca e quant'altro, e fa diversi lavori molto interessanti, perché ho detto sono artigianali, è la tipica azienda italiana artigianale che fa prodotti che ci invidia tutto il mondo. Io le ho volute provare proprio per farvi vedere questa soluzione alternativa ai telai e non di plastica, quindi un prodotto di qualità, perché è di sostanza d'alluminio certificato, verniciata a polvere, molto resistente. All'interno di quella scasso, ad esempio, che è un vantaggio avere quella scasso, perché andate a usare del litraggio che altrimenti altre soluzioni, soprattutto col telaio standard, non vi danno. C'è un porta attrezzi, quindi potrete mettere gli attrezzi. Io ad esempio porto sempre con me un kit di pronto soccorso e il compressore, che spesso e volentieri non ci sta sotto la sella nel caso mi servisse. Quindi io vi invito a andare a vedere sul sito di Cobalt Bike le valigie se vi interessano, vedere i preventivi, contattarli, perché loro sono disponibili, fanno l'aftermarket, vi riparano le borse nel caso si rompano. E queste, che hanno, come vedete, il fondo rivettato, vuol dire che se si rovinano si staccano coi rivetti, solo il fondo si rimette. Altre serie, come loro hanno la Desert, hanno la Cobo e hanno anche la Touring, che non prevedono queste tre sezioni, quindi tappo, corpo e fondo separate, nel caso di una rottura o di intervento devono dissaldare e il lavoro è molto più costoso. I miei soliti tre consigli? Ma certo, allora, prudenza per colpa degli altri, protezioni sempre e tanto, tanto divertimento.